Ciao, sono Alexandra, 25 anni, sono fotografo e abito a Berna. Dopo i miei studi, la scorsa estate, ho completato una scuola di reclute nella scuola sanitaria a Airolo. E come ogni giorno nella mia vita, prendo la mia macchina fotografica con me e ho iniziato a documentare le vite nel mio gruppo. Perché ho fatto l'esercizio è difficile a dire. Avranno molti motivi, ma penso che la scuola sanitaria è bello, posso imparare cose veramente bene per mia vita. Credo che l'uomo e le donne sono uguali, ecco perché ho pensato è cosa bene entrata nell'esercito. Durante la mia scuola reclute ho realizzato che i raccolti nelle notizie di donna nell'esercizio sembra un po' stereotipico. Le giornaliste donne che ha fatto notizie non stando nel militare a Svizzera. Ecco perché ha pensato piacerebbe di fare una storia fotografica più normale, più organica. Nella nostra formazione impariamo come fare il flebo, i primi soccorsi, come costruire un ospedale da campo. Devo fare queste cose in tutte le situazioni, di notte, con la pioggia, con neve. Ecco perché a volte è impegnativo. Ho pensato che voglio mostrare un momento più silenzioso, voglio mostrare le donne nell'uniforme, al di là degli stereotipi. La nostra compagnia, corsa estate, ha più o meno 100 persone e di 100 persone siamo più o meno 10-20% di donne. La scorsa estate ho documentato la vita nel mio gruppo, ma questo l'inverno ritorno per concentrarmi a documentare le donne che oggi sono diventate sergenti. Particolarmente su una sergente Céline Gerber, viene di Cantone Berna, regione di Emmental, ha 23 anni. Prima lei ha lavorato come infermiera e oggi lei vuole continuare la carriera nell'esercito. Abbiamo svolto attività in vari posti del Ticino e quando ritorno al Ticino mi ricordo a questi momenti. Il nostro caserma è più vecchia, ma il panorama è più bello e ho tanti bei ricordi di questo panorama. Quando ho documentato il mio gruppo, ho utilizzato solo un obiettivo 35 mm 2.8. È un po' limitato, ma mi piace molto perché non hanno il tempo di pensare di cose tecniche del camera, ma di concentrare nel momento, perché quando mi concentrare nel momento non penso alla camera. Sono giusto nel momento di queste emozioni, è la più bella per fotografia.